Essere con potenza, oltre che rapido, per un bel entusiasmo.
per un clima di serenità. Questo la sacrazza onestamente non può dare, anzi mi rendo che lo stile non sono io, ma di tutti sia stato abbastanza pagato. Mi hanno detto il contrario, è stata una campagna elettorale in cui ci sono stati pochi scontri, credo che potevamo, forse potevano, la squadra è già fatta, si inizia subito a lavorare, ma che cosa? Ribadisco, prima volta la rimontazione del piano, faremo la rimontazione degli altri deliberativi, così per rimettere in pista e capire in questi quattro mesi cosa è rimasto al banco. Per poi fare una ricognizione degli altri che si sono fermati in questi mesi e portarli avanti proprio nello sforzo del Consiglio amministrativo. Ora mi ha chiamato la segretaria. Ovviamente ho detto no, perché con tante condizioni, molto, noi intanto andiamo avanti, la spinta di Messina è fondamentale perché dimostra che essendo un sistema di regionale si può vincere anche con un sistema politico, perché l'elezione a Messina a primo turno non ha fatto altro che incarnare quella che è la logica decisiva. E fare il presidente del Consiglio Comunale e l'altro. Questo è l'obiettivo, ovviamente, nel essere eletto. Sono il leader di Sicilia Vera, sono colui che ha messo in piedi questo progetto, non dico se mi devo vergognare, io non lo vorrei mai. E ovviamente nessuno si trova questi imbarazzi, perché dovrei andare con colui del caso. Noi sappiamo che sempre tutta la processo, mi sono preso la responsabilità delle mie commissioni, mi sono preso la responsabilità di una strategia, lo sanno tutti che questa strategia si chiama cadere il leader di Sicilia. Non c'è qua un problema di politica opposizione, siamo noi già, sono a fianco di Federico Basile, soprattutto in questa fase, che richiede una spinta particolare, perché in questi quattro mesi purtroppo si è bloccata la macchina amministrativa e aggiungo, finora un leader locale, che magari non viene digerito tanto perché è locale, quindi non ha un accento bergamasco piuttosto che milanese o romano, le ha azzeccate tutte politicamente parlando e ora azzeccherà l'altra previsione, presidenza della regione, e poi azzeccherà anche l'altra, movimento meridionalista che supererà lo sbarramento ed eleggerà almeno 20. Sarà rivoluzionato il piano di riequilibrio rispetto a quella versione, pensa che ci possano essere degli aggiornamenti importanti? Assolutamente no, perché chi ha letto il piano, e credo pochi, sa perfettamente che il piano rimodulato è esattamente come quello del 23 novembre 2018, salvo ridurre l'entità della massa debitoria. Quindi è un piano che ha funzionato e su quello abbiamo lavorato proprio per liberare queste risorse che abbiamo portato avanti con il lavoro di quest'anno.
De Luca entrò qui come un rivoluzionario, un po' sull'onda anche della stessa spinta che portò a Corinthians 5 anni prima a Palazzo Zanca. Lei entra con le stimmate della forza di governo. Questo cambia molto, ci sono molte più aspettative? Assolutamente sì, la rivoluzione è iniziata, siamo in mezzo a questo percorso, la mia elezione è forte anche in Consiglio Comunale, deve garantire che i risultati già ottenuti possono continuare con decisione e con più velocità rispetto a quello che è stato fatto, che è tantissimo, e ve lo sapete. Ha già scelto il vice sindaco? Il vice sindaco l'ho scelto, ce l'ho qua e lo formalizzerò sicuramente più tardi dopo la programmazione. Hai rovinato la fine, non dopo la programmazione, era già stata fatta. Ah, scusa, vabbè. Sindaco, una fotografia che ridi per il comune. Per il sito comunale. L'ha già fatta Placido. L'ha già fatto. Mettetevi d'accordo. Okay. Se proprio vuoi Federico, ti lasciamo spiegare, ma ragazzi sono qua, Federico, quando mi chiede con mano sai chi me l'ha detto di fare questo? Lui. Grazie. Domenico mi ha detto dobbiamo fare una cosa che si solo per salutare dottoressa Di Bella. Dottoressa, posso salutarsi? Federico, Stefania ti voleva fare dei politici, non mi pongo il problema di vincere, mi pongo il problema dell'indomani, dell'amministrare, e so che con questa banda bassotti lo potrei amministrare. Io non sono l'ultima spiaggia se non visto nella impostazione tradizionale dei partiti che cercano sempre il viso bello e presentabile per continuare ad amministrare e a comandare con i soliti baroni, la famosa cappa politico mafiosa, infatti non mi presta questo, mi ha detto bene, per loro rappresento l'ultima spiaggia, no, io dico nell'ottica tradizionale come ha fatto Musumeci, sì, io non mi chiamo Musumeci, la mia faccia non la presto alla cupola politico mafiosa, andiamo avanti, anzi vogliamo spezzarla, spaccarla, demolirla definitivamente. Grazie a voi. No, io sindaco, manco io non mi sono messo in serie, che è giusto così. Ciao, me ne vado.
quindi ci prepariamo. Grazie. Alessia, ora sono impegnato, per favore. Marco, Marco, scusa. Presente disposto nell'articolo 3,4 legge regionale, in base al quale
programmata eletto il sindaco che tiene con Giuseppe Contante la funzione che abbia conseguito almeno il 40% dei voti validi e nessun altro candidato che abbia conseguito un risultato pari superiore al 40%, accerta che il candidato signor Federico Basile ha riportato da tutti i candidati alla carica di sindaco la maggioranza dei voti validi, cioè 44.937 voti validi pari al 44,34%. Quindi Presidente, alle ore 11.45 del 16 giugno 2022 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di Messina Federico Basile. Attenzione. Grazie.
subito al lavoro adesso? Sì, assolutamente. Subito pure i numeri, il piano di curriculum, c'è qualcosa di più urgente. Scelto la foto? No, la scegliamo insieme. Scegliamo la foto. Vedi la democrazia. Ti faccio anche scegliere la foto. Salve. Anche un po' più lentamente. Cassetto, io, scusami. Prego. No, c'è una cosa. Non è che troviamo uno scheletro nel cassetto? No, no, ma non quello per... è l'armadio. Allora, io ho dimenticato una cosa che devo fare. Dovrebbe essere il cassetto. Ma non c'è. Vediamo se il cassetto. Aspetta. Ci sono le medaglie di mio nonno, che ho dimenticato qui, del mio nonno. Guardami sindaco. Vediamo? No, aspetta, stai girando, c'è la
c'è pure commissario, commissario, chiedo scusa solo un attimo, grazie. Quanto mettete? Va bene, signori, grazie per l'accoglienza, a voi, ai dipendenti, niente pasticcini, cominciamo, qua si lavora e quindi cominceremo da subito a lavorare, questo lo sapete, è stata premiata la continuità di un lavoro che in questi anni ha prodotto tanti risultati e già da oggi nel pomeriggio attiveremo tutte quelle che sono le procedure per rimettere in pista una macchina che si è fermata per poco tempo ma che ha prodotto rallentamenti che dobbiamo recuperare a breve e nel modo migliore come abbiamo fatto e come sapremo fare. Quindi io vi ringrazio per il calore, l'affetto che mi avete dimostrato oltre che in questa sede anche in questa campagna elettorale che mi ha visto protagonista e che grazie a voi mi ha reso sindaco della vostra e della mia città. Continueremo, come ho detto, a lavorare come abbiamo sempre fatto, con lo stesso impegno, la dedizione e soprattutto sapendo che c'è una responsabilità in più legata al fatto che abbiamo oggi un consiglio comunale che ci permetterà di fare quel salto di qualità che in questi anni non è stato possibile fare. Quindi grazie a tutti e fatemi lavorare. Cosa cercavo, non era mancanza di rispetto nei confronti del sindaco, guarda, l'avevo dimenticata e qua, sì. Ma il commissario me l'aveva detto onestamente, la trovate, ero alla ricerca di questo, quindi per chiarirci.
raggiungiamo la diretta, andiamo alla città metropolitana, lo stop, dai. Danilo! Danilo! Vai, 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 torno. Questo là, da questo là. Fammi attraversare qua così poi... Buongiorno, signor Sindaco.
sindaco, le posso fare i miei auguri? Grazie per il fatto. Arrivederci. E poi è meglio di niente, fate quello che potete, un
cambio fascia, vedi? C'è il cambio fascia. Grazie, grazie a tutti, grazie. Benvenuto tra noi, sindaco. Bentornato, come direbbe qualcuno. Benvenuto tra noi in questa nuova veste e siamo felici che ti, come primo approccio poi sei venuto qui alla città metropolitana, a cui siamo legati per diversi motivi. E quindi questo ci fa piacere di iniziare questo nuovo cammino all'insegna proprio della voglia di rimetterci in gioco, che diciamo, è il monito per ognuno di noi. Io vi ringrazio per l'affetto che mi avete dimostrato sia in questi anni in questo palazzo che da elettori, che mi avete dato la possibilità, diciamo, di essere qui a rappresentare come città metropolitana tutto il territorio. Quindi il mio è un grazie di cuore sentito, magari l'emozione non traspare, ma vi posso garantire che c'è, quindi continueremo insieme a lavorare come abbiamo fatto e vi chiedo veramente di darmi una grande mano d'aiuto, perché dobbiamo continuare il lavoro che in questi anni ha fatto risorgere una città metropolitana che era ferma, e questo lo sapete. Quindi a voi chiedo, come ho chiesto anche al Comune, grande impegno come già avete fatto, portando avanti progetti importanti che ci hanno dato ragione e devono continuare a darci ragione. Grazie. Io continuo, vado a lavorare, eh? Voi pure però, eh? Diciamo lungimirante, nel senso che 5 anni di programmazione non sono certo quelle a corto raggio che può fare un commissario. La città metropolitana è nata nelle intenzioni di chi le ha costituite per attrarre i più grandi fondi comunitari, penso al Master, il Plan 4 per il Sud, l'abbiamo rimessa in moto, era ferma, abbiamo iniziato un percorso virtuoso, lo dobbiamo continuare. Città metropolitana non è solo Messina, anche se su Messina gli investimenti della città metropolitana sono importanti, i 132 milioni di euro acclarati a valere sui fondi del PNRR circa un mese e mezzo fa hanno il 70-80% di risorse in città, quindi dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente a breve incontrerò anche i sindaci degli altri comuni per capire insieme quella che può essere una programmazione complessiva rispetto a una dotazione importante che deve essere certamente condivisa per le esigenze del territorio, che è vasto e importante. Ecco, proprio per questo qualche mal di pancia da parte dei sindaci della provincia c'è stato in questi mesi, si sentono poco presi in considerazione. Ma rimettere in carreggiata un treno che era deragliato comporta tempo e azioni mirate affinché non si perdano quelle risorse che magari stavano per essere perse, quindi la tempestività, la programmazione deve essere valutata in base a quella che era la condizione esistente. Oggi la situazione è diversa, anche questo è un ente che è stato totalmente risanato partendo proprio dai bilanci, che sono purtroppo, diciamo, l'elemento fondamentale, per fortuna, sui quali si basa tutta la programmazione programmatoria. Sono convinto che oggi, anche qui come per il Comune, abbiamo creato le condizioni per aprire un nuovo tavolo di confronto importante. Ti faccio solo la foto con la fascia. Sì. Ora ci salutiamo, arrivederci. Buongiorno, arrivederci a tutti.
Ciao, ci sentiamo. Grazie. Luciano,